Ragazzi, non potete capire che botta di culo. Oggi ho trovato disponibili loro, le AirPods Max, all'Apple Store che c'è qui in Sicilia, anche perché se no mi sarebbero arrivate a gennaio. Comunque, oggi andremo a unboxare queste, vi darò le mie prime impressioni sulle AirPods Max e andremo a unboxare qualche altra piccola. Le ho prese nella colorazione argento, vedremo se ho fatto bene. Comunque, si aprono da qui. No, l'ho rotto. Ma ti pare che deve filare qualcosa? Ah, eccolo. A posto. Onesto. E voilà. Eccole. Prendiamo le cuffie. Madonna, quando sono pesanti. Tiriamo via il case bruttissimo. Ok. Non ci credo che sto tenendo in mano 630 euro di cuffie. Leviamo qua le cose dai padiglioni. Cioè, ragazzi, sembra tipo la cosa, la benda per gli occhi, quella per andare a dormire. Insomma, è veramente brutta. Ma poi ci sono tutti questi spazi qua, insomma, vabbè, nella recensione che porterò più avanti vi dirò anche di più su questo case. Adesso mettiamolo da parte perché eccole qua, le AirPods Max. E sono veramente pesanti, queste qua, a differenza di tutte le altre cuffie che conosciamo, sono costruite in alluminio, questo alluminio anodizzato che chiaramente le rende sì più belle ma anche più pesanti. Poi abbiamo qua la cosa in gomma. Aspetta, voglio provare ad alzare qua il... è molto morbido, è duro sì, ma è morbido allo stesso tempo, molto smooth, non so spiegarvelo. Comunque, qui abbiamo l'archetto rivestito in questa gomma, il tessuto qui nella parte superiore che dovrebbe rendere più comodo appunto la sua... bah, avete capito? E poi i padiglioni realizzati in questo tessuto che sembra molto comodo solo a vederlo e si possono, ecco esatto, si staccano, sono magnetici, diciamo intercambiabili, potete fare anche esempio delle combinazioni tra queste argento e poi quelle grigio siderali, cosa molto tamarra che non consiglio assolutamente. Oh, che bello, guardate ragazzi, fantastici, i magneti ragazzi sono bellissimi. Provo a metterle all'orecchio. Ma che cazzo? Ah, ecco, stavo continuando a premere il pulsante per disattivare la trasparenza. Insomma, sono molto comode perché praticamente il padiglione non prende, cioè non va a pressare sull'orecchio, gira attorno, insomma, onesto. Eccole qua ragazzi, le ha riconosciute in automatico l'iPhone semplicemente mettendo... Come connessione non riuscita? Cosa significa? Perché? Eccole qua, si sono connesse? Ok, controllo rumore, vabbè qua ti fai il tutorial. No, vabbè, l'audio spaziale. Ok, sono collegate. Con la modalità trasparenza mi sento perfettamente. Cioè, è una sensazione strana perché io praticamente con la modalità trasparenza sento la mia voce come se non avessi le cuffie, ma comunque sento che ho le cuffie addosso. È veramente una sensazione strana. Ma adesso sono curiosissimo di sentire come suonano 630 euro di cuffie alle mie orecchie. Quindi vediamo, adesso riproduco una canzone su Spotify. Sono curiosissimo. Onesto, ragazzi, onesto? Aspettate, mi sono reso conto solo dopo, durante l'editing, effettivamente dovrei potersi chiedermi, scusa, i 629 euro di cuffie, devi provare della musica di qualità, per audiofili. E ragazzi, this is Gianni Celeste. Mi sembra abbastanza equilibrato il sound, però chiaramente quello là devo un attimo provarlo, insomma, non posso, cioè questo qua è un primo ascolto così molto a caso, bisogna provare tanti tipi di canzone per vedere appunto i bassi, i medi, gli alti, queste cose bisognerà provarle nel tempo. Per quanto riguarda proprio il design, quando sono messe alle orecchie, boh, giudicate voi, non so, mi sembrano abbastanza neutre, abbastanza minimal, me le porterei tranquillamente in giro per dirvi, quindi boh, giudicate voi. Prima di continuare però facciamo spazio allo sponsor di questo video, ovvero Bobkiss. Bobkiss è un sito in cui potete comprare licenze, giochi e abbonamenti risparmiando tantissimo rispetto al prezzo normale, diciamo. Facciamo l'esempio con Windows 10 Pro, quindi cerchiamo su questo sito Windows 10 Pro e in seguito inseriamo il prodotto nel carrello digitando il codice coupon DT25, che vi permetterà di avere uno sconto del 25% sul prezzo finale. Quindi una volta effettuato l'acquisto vi ritroverete la chiave nel vostro inventario ordini. Infine basterà copiarla e incollarla nella sezione apposita di Windows 10 per vedersi attivato Windows 10 Pro in modo semplicissimo e in più risparmiando. Quindi se siete interessati trovate tutti i link in descrizione. Per quanto riguarda i controlli, anche lì è molto minimal. Abbiamo appunto la Digital Crown che ragazzi è veramente bella. Non ha l'haptic, cioè non è come la Digital Crown dell'Apple Watch che appunto quell'haptic touch che ti fa quel... No, però è molto comoda. La cosa che è soddisfacente in realtà della Digital Crown è il click che mette in pausa la canzone tra l'altro, ed è veramente bello, soft, pulito, veramente fantastico. E poi c'è l'altro tasto che attiva o disattiva la cancellazione rumore
rumore e la modalità trasparenza. Madonna, ho attivato la cancellazione del rumore. Tra l'altro non sento niente. Ah sì, comunque per quanto riguarda la colorazione, secondo me ci sta, ragazzi. Onesta, secondo me tra queste grigio siderale, forse sono più belle grigio siderali, però insomma, lo prendere l'argento, che secondo me ci stanno tantissimo. Molto molto belle, molto eleganti, molto minimal. Non nel prezzo però, chiaramente, ma quello là poi lo vedremo in un video futuro, se veramente ne vale la pena. Sì, mi pare che le prime impressioni sulle cuffie le abbiamo date. Per quanto riguarda il case, ragazzi, non smetterò mai. Perché? Che schifo è? Vabbè, comunque lo apriamo e a quel punto inseriamo le cuffie da questo lato, molto semplicemente, e poi richiudiamo. E le potremo portare a tipo borsetta così, ma io... Ok, punto 1, non protegge un cazzo, perché praticamente sono tutte libere, anche perché poi qui ci sono degli spazietti, qui, poi qui è tutta... Ok, quando andiamo a inserire le AirPods Max all'interno del case, non è che, cioè sì, si spengono, ma non è che le ricarica, cioè, non è che hanno la stessa, non hanno lo stesso concetto delle AirPods Pro o delle AirPods, qui non le ricarica, semplicemente si spengono praticamente, quindi se voi non avete il case e semplicemente state lì a non ascoltare musica, quindi con le cuffie semplicemente posate lì sul tavolo, vi sprecheranno batteria, praticamente come se fossero accese, mentre quando andate a inserire in questo case si spegneranno e non sprecheranno più batteria. È un concetto secondo me molto stupido, cioè avrei preferito veramente una sorta di carica induzione magnetica, magari non so, uno stand in cui le inserisci, fanno così, insomma qualcosa di più smart, più figo. No, sta cosa, che schifo. Però ecco, queste qua sono le AirPods Max che testerò in questi giorni, sono veramente contento. Direi di unboxare dei gadget, una cosa veloce. Perché ho preso l'Apple Store mentre lo diciamo che fa, li prendi sì. Allora, MagSafe Charger, che quando ho preso l'iPhone 12 mini non ho provato, però ho rotto tutto. E qui il MagSafe, vabbè, l'avete visto in tantissimi altri video, quindi non c'è bisogno che lo proviamo, semplicemente lo metterò lì e non so se, no, non lo vedete, comunque lì c'è un caricatore wireless, lo sostituirò con questo, molto molto più comodo. Ah, certo, posso provare a vedere il magnete, che sì, si attacca. E il portafoglio in pelle per l'iPhone 12 mini, ma... Ok, oggi ce l'ho con le scatole. Vabbè, comunque è questo qui. Tiriamo via le carte da qua dentro. Ed eccolo qua. Veramente, oh, me l'aspettavo più leggero. Comunque, che eleganza, ragazzi, che bello. Adesso togliamo la cover. Voilà, via. E madonna, l'ho buttato come se fosse una cover di un euro. Ok, ed eccolo qua, ragazzi. Ed è molto molto bello. Molto bello. Ah, non ho visto l'animazione che fa quando viene... Figo. Quindi va bene, abbiamo preso pure questo. In realtà ho preso anche altro, che però vedrete in altri video. Sì, oggi in giornata di shopping, cioè quelli dell'Apple Store mi stavano guardando male. Hanno detto tra l'altro che io ero il primo, e sono passato tipo di pomeriggio, ero il primo ad aver preso le AirPods Max da loro, insomma, al centro Sicilia. Che onore. E niente, ragazzi, io adesso sono molto molto curioso di provare queste AirPods Max. E direi che basta, per questo video è tutto. Ci vediamo prossimamente in tanti altri nuovi video. Salve!